Quando la musica nasce dentro, vien fuori piano piano, nasce dall'immenso del cuore e dall'anima. Ciao a tutti, ben trovati sul mio canale, anche quell'odierna. Possiamo considerarla una puntata e una storia fondamentale del nostro cammino che stiamo facendo attraverso la musica per raccontarvi le storie che ci girano intorno alla musica, si intende. Ci fermiamo ancora una volta a raccontare di un ex Beatles, John Lennon, brutalmente assassinato nel 1980, l'8 dicembre a New York. Dal 1960 al 1970, grande compositore e cantante dei Beatles, che in coppia con Paul McCartney ha scritto le pagine più belle della storia dei Beatles. Ma non solo, perché sicuramente è lui a primeggiare come cantautore nelle classifiche inglesi, e non solo. E in un sondaggio della BBC sulle 100 personalità britanniche più importanti di tutti i tempi si è classificato ottavo. Trasferitosi negli Stati Uniti con non pochi problemi a causa del suo attivismo politico e paladino del pacifismo, la FBI per lungo tempo spiarono le sue attività e quelle della moglie Yoko Ono, perché considerato un sovversivo, e più volte gli fu negata la green card e, come vi dicevo, finì per essere assassinato nel 1980 da un suo stesso fan, Mark David Chapman. Altra classifica importante è quella dei giornale specializzato Rolling Stone, lo pone al quinto posto fra i cantanti più celebri al mondo e al 55esimo in quella dei chitarristi. La canzone di oggi, dopo un breve accenno di Imagine, ed era sicuramente da fare anche un esempio con questa canzone che è diventato sicuramente un simbolo per la pace nel mondo, e in questo momento ce n'è davvero bisogno, ma tanto, tanto bisogno di pace. Quindi, dopo un accenno di Imagine, con Woman, che è stato e resta un vero e proprio inno alle donne, una delle sue ultime fatiche discografiche, ed è stato uno dei singoli estratti da Double Fantasy del 1980, lavoro che arriva dopo 5 anni di silenzio discografico, e la canzone che uscì come secondo singolo dell'album il 16 gennaio del 1981, solo un mese dopo, appunto, la tragica morte di John Lennon, avvenuta l'8 dicembre del 1980, come vi dicevo. Canzone creata come dedica alla moglie, Yoko Ono, per il grande amore della sua vita, vista anche come scusa nei confronti della moglie per i problemi avuti che lo portarono ad una temporanea separazione dall'estate del 1973, che durò ben 18 mesi, lontananza che Lennon definì The Last Weekend, il weekend perduto per gli effetti distruttivi che ebbe su di lui. Quindi, grande storia anche oggi in questa 28esima puntata con John Lennon, ancora un ex Beatles. Ecco a voi i due brani, Imagine e Woman. Imagine there's no heaven, it's easier if you try. No, he'll be lovers, a ghost only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country, it's easier to do.
Gran bella puntata anche quella di questa settimana, la 28ª, John Lennon, ancora un altro ex Beatles, i brani Imagine, fantastica, e Woman, donna. La donna è stata per John Lennon il simbolo forse più bello e più amato, davvero scrisse una pagina indimenticabile. A proposito di donna, io spero non finiate di stupirvi, perché mi è venuta fra le mani una bella poesia da una raccolta di poesie di un amico, il dottor Nino Fittipaldi, che davvero scrive cose eccezionali. E ha scritto una poesia in questa raccolta che si chiama A una donna. Ve ne voglio fare omaggio e poi salutarvi. Negar non potrei che molto t'ho amato, così tanto t'ho amato. Se tu ti vanti che ormai lasciato, gioisco senza fine che col fine t'ho avuta. E così tanto t'ho avuta, mi resta soltanto il rimpianto. Ma io canto, e così tanto io canto. Davvero molto bella, bravo Nino. Ho voluto farvi questo omaggio per completare questo discorso sulla donna del grande John Lennon. Grazie, eccezionale anche questa 28ª puntata. L'appuntamento è alla prossima, la 29ª. Grazie di cuore, come sempre, da Romualdo. Alla prossima! Quando la musica nasce dentro, vien fuori piano piano, nasce dall'immenso del cuore e dall'anima.